Ciao a tutti, sono il Dannato e oggi giocherò a Thousand Year Old Vampire, che è un gioco in solitaria, un gioco di ruolo in solitaria, in cui si gioca da soli e il gioco stesso ci aiuta a narrare una storia in modo che sia sorprendente anche per noi. Thousand Year Old Vampire è un gioco in cui si seguono le vicende di una creatura immortale. Un vampiro, anche se non sappiamo esattamente che cosa sia, sappiamo però che vive in eterno e nel corso della sua esistenza, passando gli anni, le decadi e i secoli, fa fatica a vivere in questo mondo, anche perché man mano che passa il tempo, parte della sua memoria si sgretola. Quindi è un gioco che ci fa riflettere sulla memoria, sulla perdita e su che cosa valga davvero la pena mantenere e vivere nella nostra vita. Per giocare a Thousand Year Old Vampire serve il manuale dentro cui ci sono dei prompt, cioè delle domande che ti aiutano a in qualche modo raccontare la storia di questo personaggio in modo sorprendente. La prima cosa da fare è creare questo personaggio. Dunque, il personaggio di Thousand Year Vampire viene definito da alcuni tratti. I più importanti sono le memorie e le esperienze. Quando si rispondono delle domande, fondamentalmente il gioco è diviso in domande che ti aiutano a capire che cosa succede nella storia di questo personaggio. Ogni volta che si risponde a una domanda, si narra un evento che può durare, non viene specificato quanto, può essere qualche secondo, un giorno, un anno, secoli. E ognuno di questi eventi contiene un'esperienza. Alla fine di aver risposto alla domanda che ti fa questo prompt, devi scrivere in poche righe l'esperienza che hai vissuto. E sei poi obbligato a mettere questa esperienza dentro una nota memoria. Il problema è che il tuo personaggio può ricordare solo 5 memorie e ogni memoria può avere dentro solo 3 esperienze. Quando tu vivi una nuova esperienza, sei obbligato a metterla dentro una memoria. Se non è possibile, devi cancellare una memoria. E quindi col passare delle esperienze, col passare degli anni, il tuo personaggio si dimenticherà magari le memorie più antiche. Cercherà di stare aggrappato a quelle che a cui lui tiene, ma a un certo punto dovrà fare delle scelte. E quindi questi momenti in cui devi scegliere che cosa dimenticare e cosa tenere sono i momenti fondanti del gioco. C'è un'altra cosa che puoi fare quando vivi un'esperienza, che è scrivere le tue memorie in un diario. In questo caso tu scrivi effettivamente, fisicamente, le memorie su un diario che il tuo personaggio ha con sé e quindi le cose nel suo diario lui crede che siano vere, le ha scritte lui. Il problema è che il diario può essere perso. Questo perché oltre alla memoria e alle esperienze il personaggio è definito anche da altri quattro tratti. Una sono le risorse. Le risorse sono le cose per il quale il tuo personaggio dà valore. Possono essere delle cose effettivamente di valore e molto importanti, come un titolo nobiliare, un esercito, una flotta, o cose che sembrano triviali, ma che magari per il tuo personaggio hanno un valore sentimentale, come un ritratto, un gioiello, un soldatino. Queste vengono scritte sotto risorse. Le risorse non sono tutto ciò che il tuo personaggio possiede. Hanno però un valore meccanico, perché alcuni prompt potrebbero chiederti di guadagnare o perdere risorse. Un'altra cosa importante che definisce il tuo personaggio sono le sue skills, quindi le sue abilità. Le abilità si dividono in due tipologie: le abilità che il tuo personaggio potrebbe fare e le abilità che il tuo personaggio ha già fatto. Si distinguono fondamentalmente perché quelle che il tuo personaggio può fare sono solo scritte, mentre quelle che ha già fatto sono segnate con una X dopo. E anche qui, alcune volte, un prompt potrebbe chiederti di segnare una skill. La differenza è che le skill
ti definiscono chi è il tuo personaggio, non soltanto cosa sa fare. Potrebbe avere dentro di sé il potenziale di una sete di sangue inarrestabile, ma finché non cede a questa sete di sangue, non ce l'ha. Quindi potrebbe avere la skill sete di sangue, ma finché non ha una X dopo, quindi non è stata segnata, effettivamente questa cosa non fa parte del tuo personaggio, c'è dentro. Quindi in qualche modo anche qui, come per le memorie, certe volte ti verrà chiesto come compromettere il tuo personaggio e il sistema delle skill servono a rappresentare in modo meccanico la crescita del personaggio. Un'altra caratteristica più semplice sono i marchi. I marchi definiscono semplicemente in che modo il tuo personaggio si sta allontanando dal resto degli esseri umani. Sono, per farla semplice, le caratteristiche da vampiro che ha il tuo personaggio. Considerando che nel manuale non viene definito che cos'è un vampiro, quali sono le caratteristiche di un vampiro, puoi fare un vampiro che è estremamente non convenzionale con dei marchi che ti puoi inventare tu. Ci sono soltanto dei tratti base che definiscono il tuo personaggio per poter giocare a Thousand Year Vampire, All Vampire, che sono il vampiro deve nutrirsi di esseri umani per sopravvivere. Di cosa si nutre e come si nutre non viene specificato, ma deve nutrirsi di esseri umani per sopravvivere. Un vampiro si in qualche modo camuffa per poter vivere in mezzo agli esseri umani, per potersi nutrire di loro. Un vampiro era un umano una volta e ha ancora dei bisogni umani in un modo o nell'altro. Potrebbero non essere i bisogni che uno crede, o potrebbe averne persi alcuni. Un vampiro è suscettibile all'ambiente che ha attorno, un ambiente che di solito non fa male agli esseri umani normali, ad esempio la luce del sole. A parte questo, un vampiro è praticamente immortale. Inoltre, un vampiro passa la maggior parte del suo tempo da solo, è un essere solitario. Questi qua sono dei paletti fissi. A parte questo, un vampiro potrebbe avere molte altre caratteristiche anche non convenzionali. Come abbiamo detto, queste sono segnate nei marchi. Anche qui, col passare dei prompt, col passare delle esperienze, degli anni, eccetera, il vampiro può guadagnare dei marchi nuovi, o perderne alcuni, o alcuni si potrebbero evolvere. L'ultimo tratto che definisce il tuo personaggio sono altri personaggi. E sono delle persone che il tuo personaggio ha incontrato nel corso della sua esistenza, con la quale ha una relazione di qualunque tipo, rivalità, amore, odio, parentela. Si dividono in due tipi, mortali e immortali. I mortali ovviamente sono degli esseri umani normali. Gli immortali sono esseri umani che potrebbero essere come te, diventati vampiri, o anche altre cose. La cosa importante è che sono immortali. Questo perché col passare degli anni potresti renderti conto che alcuni mortali con cui hai delle relazioni sono morti perché è passato troppo tempo. Se ti accorgi di questa cosa, li puoi cancellare. Altrimenti non puoi uccidere nessuno delle tue relazioni a meno che non ti venga espressamente chiesto da un prompt. Un prompt potrebbe anche chiederti di introdurne di nuovi, di trasformarne uno in un immortale, introdurne uno immortale e così via. Inoltre, ogni volta che un personaggio con cui hai una relazione compare in una tua esperienza, va esplorata meglio la relazione con questo personaggio, quindi va definita meglio. C'è un'altra unica meccanica che regola fondamentalmente il gioco, ovvero a volte i prompt ti chiedono di cancellare o perdere risorse o skill, o segnare delle skill, come abbiamo detto prima con le X. Se non è possibile cancellare, perdere una skill o segnare una skill perché non ne hai più o sono tutte segnate, allora perdi una risorsa. Viceversa, se ti chiede di perdere una risorsa e non ne hai, allora segni una skill. Se succede una di queste inversioni, quindi devi perdere una risorsa perché non hai più skill o segnare una skill perché non hai più una risorsa,
tendenzialmente quell'esperienza sarà estremamente traumatica e difficile per il tuo personaggio. Alcuni prompt fanno terminare il gioco, oppure il gioco termina se non è più possibile perdere skill o perdere risorse, perché proprio non ne hai più. Se succede questo, usi l'ultimo prompt per raccontare la fine del tuo personaggio. Come ho detto, il diario può essere una risorsa. Quando tu crei un diario, crei anche la risorsa associata, e se perdi quella risorsa, hai perso tutte le memorie contenute nel diario. A parte quello, il tuo personaggio, se anche non si ricorda quelle memorie, sa che il diario è il suo e quindi crederà che quelle cose che ha scritto sono comunque vere. Quindi, detto questo, la prima cosa da fare per giocare a Thousand Year Old Vampire è creare il tuo vampiro. Inizi immaginando una persona che ha vissuto in un passato lontano. Questo passato può essere lontano quanto vuoi. Impero Romano, Mesopotamia, Medioevo, quello che vuoi fondamentalmente, Prima Guerra Mondiale, chiaramente più nel tempo passato ambienti la nascita di questo personaggio e più tempo magari passerà nel suo arco di storia. Dopo aver creato il tuo personaggio da vivo, devi iniziare la memoria scrivendo una singola esperienza che in qualche modo descrive la sua storia da vivo. E quindi quella è effettivamente la tua prima esperienza. Allora, io decido che voglio che il mio personaggio sia nato, quindi abbia vissuto, diciamo nel 1200 avanti Cristo in Egitto. Quindi dico che si chiama Nefer, quindi, beh, il nome in realtà non c'è un vero posto dove scriverlo. Questo qua sarà il tuo personaggio dall'inizio alla fine, quindi il mio personaggio si chiama Nefer, è un ragazzo, ha la pelle scura, ha i capelli molto corti, è nato in Egitto. E a questo punto crea un'esperienza che racconta la sua vita ed è la sua prima esperienza legata alla sua prima memoria. La prima esperienza quindi definisce chi era in vita il vampiro, e in questo caso è sono Nefer, nato sotto il faraone Merneptah a Waset, apprendista scriba e sacerdote di Iside. Peraltro, finché si ricorda questa cosa, sa chi era in vita. Se se la dimentica, si dimenticherà anche chi era. Poi, dopo aver scritto la prima esperienza sotto la prima memoria, bisogna creare tre mortali, scritti appunto nell'altra parte della scheda, diciamo. E questi mortali sono persone, con la quale il vampiro ha appunto delle relazioni. Amici, amanti, nemici, mentori, debitori, qualunque cosa vogliamo. Li scriviamo sotto i personaggi in poche parole. E diciamo, dobbiamo essere pronti al fatto che chiaramente moriranno prima o poi, perché col passare del tempo sono mortali, quindi invecchieranno e moriranno. Quindi, ho creato Nebet, mia madre, Kazaik, il mio mentore scriba, e Tjeti, il mio amante. Quindi, dopo aver creato questi tre personaggi mortali con cui abbiamo delle relazioni, definito brevemente la relazione, dobbiamo dare al mio personaggio tre skill e tre risorse che ha ottenuto quando era ancora mortale. Come abbiamo detto, le risorse possono essere qualunque cosa, grande o piccola, sono solo qualcosa che per il personaggio è importante. E le skill sono delle cose che può aver appreso, o che definiscono chi è, e quindi interiorizzato nel corso della sua vita. Sono ancora tutte quante non segnate, quindi
quindi sono dentro di lui in potenza. Dunque, ho creato delle mie risorse, che sono una copia del Libro della Morte, che è un grande classico, un papiro chiaramente da srotolare, una collana di ossidiana a forma di scorpione e la mia casa con giardino interno. L'ho segnata con una S perché l'unica differenza tra le risorse è che alcune sono stazionarie. Va indicato nel caso siano stazionarie, sono cose che il tuo personaggio non si può portare via. Perché alcune volte nei prompt fa riferimento a risorse stazionarie o no. Quindi è l'unico caso in cui va segnata una eccezione nelle risorse. Le skill sono invece leggere, scrivere papiri e seduzione. Quindi un misto di cose che effettivamente sa fare, e l'ultima è un misto, può essere sia intesa come un'abilità pratica, ma anche ci dice qualcosa sul carattere. Ora bisogna creare altre tre esperienze, ognuna va messa dentro una memoria nuova. Questo perché in realtà, come dicevamo prima, le memorie possono contenere fino a tre esperienze, ma devono essere collegate a livello tematico una con l'altra. Se non è possibile fare così, bisogna iniziare una nuova memoria. E se non ce ne sono abbastanza, bisogna farne spazio. Quindi il vampiro o lo scrive nel diario o se la dimentica. Quindi bisogna creare tre nuove esperienze con le quali iniziare tre nuove memorie. E per creare queste tre esperienze, prendiamo due tratti che abbiamo creato, quindi una risorsa, una skill, un personaggio, e si combinano tra di loro. Ad esempio, se io prendo Tgeti, il mio amante, e la collana di ossidiana a forma di scorpione, posso scrivere, ad esempio, Tgeti mi regala una collana di ossidiana come pegno del suo amore. Poi prendo Kazaik e scrivere papiri e dico studio duramente insieme a Kazaik e imparo i segreti del linguaggio sacro. L'ultima invece unisco seduzione e la mia casa con giardino interno e dico mi godo i privilegi della mia classe sociale agiata. Dunque, una cosa che bisogna fare quando si crea un'esperienza è aggiungere anche tendenzialmente come ti senti, come ti sei sentito riguardo a questo evento. E poi volendo si possono anche aggiungere dei pochi altri dettagli, quindi aggiungiamo qualcosa. Quindi sull'esperienza di Ceti aggiungo mi ha fatto sentire a disagio perché il suo amore verso me è più grande del mio verso di lui. Riguardo lo studio aggiungo ho paura che non riuscirò mai a padroneggiarli bene a sufficienza. Sull'ultimo dico, mi godo i privilegi della mia classe sociale agiata, non mi devo preoccupare di niente. E aggiungo anche con un trattino, che si può usare per aggiungere dettagli, non devo faticare come gli operai o preoccuparmi di un futuro incerto. Ora, il personaggio è finito da un punto di vista umano. L'ultima cosa, va creato un personaggio immortale. Questa è la creatura che ti ha donato o maledetto con il vampirismo e con l'immortalità. Va creato quindi un marchio che rappresenta una cosa che mi allontana dal resto dell'umanità e un'esperienza che spiega come sono diventato una creatura immortale, un vampiro. Quindi creo quindi Sutek, il vampiro innamorato di me che mi ha maledetto, e il marchio che ho sono occhi gialli da serpente.
Creo quindi un'esperienza legata all'ultima memoria di come sono diventato un vampiro. E l'esperienza è in una festa nel mio giardino interno, bracco di birra, sono stato sedotto da uno straniero di nome Sute che è portato nelle caverne nel deserto fuori Wazet, dove sono diventato un vampiro. Vorrei che tutto questo fosse solo un sogno. Bene, quindi ora abbiamo 5 esperienze legate a 5 memorie. Ricordo che ogni memoria può contenere solo 3 esperienze e se ne creo un'altra che non ha senso che venga messa tematicamente sotto una di queste, devo cancellarne una per fare spazio. Ho 3 skill, tutte senza segni. Ho 3 risorse, 3 personaggi mortali e un immortale, che peraltro è il vampiro che mi ha creato, e il mio marchio. A questo punto si può iniziare effettivamente a giocare. Come funziona il gioco effettivo? Come ho detto, nel manuale sono segnati dei prompt, quindi sono tendenzialmente delle domande. Ora, le domande innescheranno un'esperienza, quindi banalmente sulla base del prompt che viene estratto verrà narrata l'esperienza, che può essere più o meno lunga. Il prompt ti dirà anche che cosa fare. Come si estrae il prompt? Allora, i prompt sono numerati da 1 a 80 e si parte dall'1. Si gioca con un dado da 10 e un dado da 6. Si tirano entrambi i dadi, si sottrae al risultato del dado da 10 il risultato del dado da 6 e ci si sposta dal prompt 1 di tanti numeri, se è positivo in avanti, se è negativo indietro. Se ti chiede di andare più indietro di 1, si rimane sull'1. Se si ottiene lo 0, si rifà lo stesso prompt. Se è un numero positivo, si va avanti. Cosa significa rifare lo stesso prompt? Tendenzialmente i prompt hanno da 1 a 3 domande. Se ti chiede di rifare un prompt a cui hai già risposto, vai alla seconda domanda. Se esaurisci tutte le domande, salti al prompt dopo. Quindi, i prompt sono anche scritti in un ordine che ha senso. Più si va avanti, più le cose si dà per scontato che sia passato del tempo, perché per arrivare avanti dovrei aver fatto tanti tiri di dado, tanti tiri positivi, perché non, è impossibile dall'1 andare all'80 subito, ovviamente, visto che tu al massimo se fai 10 con il dado da 10 e 1 col dado da 6 ti sposti al massimo di 9 spazi. Se poi fai 1 col dado da 10 e 6 col dado da 6 ritorni dietro di 5. Andare molto avanti ci vuole tempo. Più si va avanti, quindi più i prompt danno per scontato che sia passato del tempo perché non possono uscire prima. Giocherò anche con una variante, ovvero che prima di estrarre un prompt tiro anche un dado da 10. Se esce 10, vado a un prompt alternativo. Questo perché alla fine del manuale ci sono circa 130 prompt alternativi casuali e per dare un po' più di movimento al racconto. Inoltre più avanti, ma lo vedremo dopo, quando iniziano a uscire prompt alternativi, tirerò anche un dado da 6 per vedere se riutilizzarne uno di quelli alternativi già usciti oppure no, perché far riuscire uno dei 135 prompt alternativi è difficile, e visto che tendenzialmente le domande che vanno avanti costruiscono sulle cose che tu sapevi prima, è più carino così. Quindi tirerò anche un dado da 6 e se esce 5-6 riutilizzerò un prompt alternativo già uscito. E potete vedere il risultato dei tiri di dadi e se esce un prompt alternativo classico, eccetera, qua sotto. Quindi si parte dall'1, a questo punto estraggo, tiro i due dadi, uno da 10 e uno da 6, e vedo di quante caselle mi devo spostare. Ok, ho fatto 5-4, quindi 1. Quindi vado al prompt 2. Il prompt dice: terrorizzato dalla tua nuova natura, fuggi dalla società. Dove ti nascondi? Come ti nutri? Crea una risorsa stazionaria che rappresenta il tuo rifugio. Bene, quindi a questo punto il gioco può essere giocato in due modi: o semplicemente si risponde a questa domanda o narra una breve scena, si scrive fondamentalmente come se fosse l'ingresso, cioè un pezzo di diario
del personaggio. Quindi ci penso un attimo a cosa può essere successo e poi racconto fondamentalmente questa scena. Quindi inizio la prima entry di come se fosse il diario delle memorie di Nefer. Ricordo ancora quella notte a casa mia, nel giardino interno della mia bella casa. Vivevo una vita spensierata, non dovevo preoccuparmi di nulla, non come gli operai che devono lavorare, se non hanno lavoro non hanno di che mangiare. La mia era una famiglia ricca. Mia mamma non mi ha mai fatto mancare niente e mi hanno fatto entrare nella casta degli scribi, eppure passavo tutte le notti a godermi la vita, nonostante durante il giorno poi studiassi la lingua sacra per imparare i riti, per andare nella Duat, nell'oltretomba. Forse proprio per questo volevo vivere una vita più lontano possibile dalla morte, e quindi è ironico come invece ci sia entrato così presto. Non l'avevo mai visto prima, era uno straniero, non penso venisse da Wazet. Mi si è avvicinato quando ero già ubriaco di birra e la casa era piena di persone, spesso facevo delle feste. Anche mia madre era presente. Ho pensato che fosse un amico di famiglia, perché era molto cordiale con me e sembrava quasi conoscermi. Si è presentato come Sutek. Aveva un fascino che non avevo mai visto prima. Gli occhi sembravano quelli di un serpente. Non ricordo come ci sono andato, ma quella notte poi mi sono ritrovato nel deserto, fuori da Wazet. E lì ci sono delle caverne. Ci sono delle strutture rocciose, una valle. Gli operai prendono da lì l'arenaria per le tombe. Dentro una di queste grotte, fuori riuscivo a vedere il cielo stellato come uno stagno, un buco, l'ingresso della grotta. Ero solo io e questo straniero. Mi ha portato lui lì, credo, ma non mi ricordo come. Mi ha detto solo: "Ti ho scelto tra infinite persone per essere mio e stare con me." Non mi ricordo nient'altro, ma poi la notte dopo non sentivo più freddo e avevo bisogno di bere e di mangiare nello stesso tempo. Mi ha spiegato che cosa mi aveva fatto. È un rito molto antico, come quelli che mi insegnava Kazaik, mio mentore. È un rito che però non c'è scritto su nessun papiro, su nessuna parete incisa. È un rito che si tramanda fra cacciatore della notte, cacciatore della notte, come lo è lui e come lo sono anch'io ora. Noi non dobbiamo scendere nella Duat, o almeno non perché è passato troppo tempo, ma per tenere la Duat lontana dobbiamo bere il sangue di esseri umani ancora vivi. È come se gli rubassimo il tempo, questo tempo che per noi non scorre.
Per noi la sabbia si è fermata e per tenerla ferma dobbiamo costruire templi di sangue dentro di noi. Il mio cuore non batteva più, non sentivo freddo, ho avuto paura, ho paura di aver perso tutto quello che avevo prima. Non ho mai vissuto un momento di preoccupazione fino a quel momento. Ed è strano come basta un istante per far crollare tutto. Ho provato un terrore così vivo che mai prima d'ora ho mai vissuto un'esperienza simile. Mi sono detto non posso bere il sangue di quello che ero prima. Non posso ferire le persone di Wasette, quelli che conosco. Sutek è come se si aspettasse questa mia reazione, non ho detto niente, è rimasto lì. Poi una notte è uscito, io sono rimasto in quelle grotte. Ho pensato che se rimanessi lì non avrei fatto male a nessuno, potevo rimanere nascosto. Ma avevo bisogno di bere. Wasette è una città molto importante, è la capitale dell'impero, è molto trafficata. Sorge sulle rive del Nilo, ci sono molte tratte commerciali, anche se le grotte sono lontane nel deserto, nessuno va lì, ma alcune carovane ci passano, anche di notte. E sicuramente i mercanti che vanno a Wasette non sono originari di lì, non rischio di conoscerli, e così ho iniziato a nutrirmi dei mercanti che portano le loro merci tra le dune e non sulle acque del Nilo. A volte li assalto di notte, mentre dormono. Pensare che ancora qualche ora sarebbero arrivati a Wasette e invece devono pagare una tassa in sangue per me. Bene, il prompt mi dice di creare una risorsa stazionaria che è il mio rifugio, quindi creo le grotte fuori Wasette. Devo poi creare una esperienza e legarla alla memoria, penso che la legherò alla quinta. Visto che Sutek era presente in scena, posso aggiungere qualche dettaglio su di lui. Ho aggiunto quindi che mi ha scelto fra infiniti esseri umani, o così dice. E l'esperienza è: mi sono ritirato in una grotta fuori Wasette, minuto di mercanti che si accampano fra le dune. Non voglio rischiare di nutrirmi di persone che conosco, per la prima volta conosco la paura e la preoccupazione. Bene, quindi a questo punto estraggo un nuovo prompt, quindi vediamo se è classico o alternativo. È classico. Quindi vediamo di quanti passi muovermi. Ok, quindi 4, 4 in avanti. Dal 2 vado quindi al 6. Il prompt 6 dice: un personaggio mortale inizia a servirti. Chi è? Perché è attratto da te? Crea questo nuovo personaggio mortale. Creo quindi Rashida, la figlia di un mercante, mia servitrice. Non ricordo quanto tempo è passato da che ho iniziato a fare questa esistenza. Le notti si assomigliano tutte. A volte non faccio nulla. A volte passo tutte le notti immobile a guardare le stelle che si muovono. A volte Sutek torna a farmi visita, non so dove vada. E
Sta semplicemente con me. Non parla molto. Rimaniamo nella grotta. A volte mi accarezza il viso e mi guarda. Sono troppo in balia di quello che mi sta succedendo per reagire. Non credo neanche mi dispiaccia. C'è stata una volta quando sono andato a nutrirmi di una carovana di mercanti accampata fuori Wazet come al solito nel deserto vicino alla valle dove c'è la mia grotta. Mi sono nutrito di una ragazza. Mi sono poi svegliato all'alba, non mi capita mai. Qualcosa mi dice di non andare al sole. Ne ho paura, è come se avessi paura che qualcuno possa vedermi. Vedevo i raggi del sole che entravano nella grotta e la figura di questa ragazza. Me la ricordavo, era quella di cui mi ero nutrito la notte prima. Mi aveva forse seguito, io non me ne sono accorto. Era lì all'ingresso della grotta. È entrata dentro. Io a un certo punto ho avuto paura che mi potesse vedere e vedermi in quello stato. Lei non aveva paura, però, è come se mi cercasse. Mi ha detto di chiamarsi Rashida. Mi ha chiesto se volevo morderla ancora. E non ho saputo rispondere all'inizio perché nessuno me l'aveva mai chiesto prima. Pensavo che quando rubavo la vita a un essere umano lui provasse dolore. Rashida mi ha detto invece che non aveva mai provato un'estasi più grande. Era come se si sentisse in comunione con la dea Iside. Mi ha detto di aver acceso molti incensi per la dea e che io ero un dono da parte sua. Non ho saputo bene che cosa pensare sentendo quelle parole. Non mi ero mai fermato a riflettere sulla mia esistenza come un dono. Ho sempre solo visto le cose che ho perso. E invece lei diceva che ero un dono della dea. Mi ha chiesto se poteva stare con me nella grotta. Mi avrebbe servito in cambio della comunione con Iside. Dovevo quindi morderla e bere il suo sangue. In questo modo lei vedevo, entrava in un'estasi che non avevo mai visto prima. Ho pensato subito a Sutek, cosa avrebbe pensato vedendola lì. Le ho detto quindi che sì, poteva avere la comunione con la dea tramite di me, tramite il mio morso, ma non poteva stare nella grotta. Se mi voleva aiutare, se mi voleva servire, doveva trovare una casa a Wazet. Era solo poche ore di camminata nel deserto da lì. Sarei potuto tornare nella mia grotta quando voleva, non di notte però, all'alba. Io non potevo uscire, non volevo uscire. Quando era pronta, poteva venire da me e chiedere la comunione con Iside quando voleva. Voleva servirmi, non sapevo neanche che cosa chiederle. Mi bastava il suo sangue e la sua vita. Bene, ho quindi aggiunto dei dettagli su Sutek. Ho aggiunto il fatto che a lui piace contemplarmi, a me non dispiace. Poi specificato meglio che Rashida
quando la Mordo dice di entrare in comunione con Iside. Devo quindi creare una nuova esperienza, legarla a una memoria. Direi che, visto che ha sempre a che fare con la mia esistenza nel deserto, la unisco sempre alla quinta. Solo che in questo modo quella memoria è satura, quindi non potrei più aggiungere esperienze legate a quella, ma lo faccio lo stesso. L'esperienza è quindi: mi sono nutrito di una figlia di un mercante, Rashida. Dice di entrare in comunione con Iside quando la mordo, vuole servirmi, viene a trovarmi nella grotta e mi dà il suo sangue. Per la prima volta non ho temuto di terrorizzare gli altri. Se lo scoprisse Sutek. Bene. Quindi andiamo avanti con un nuovo prompt. Vediamo quindi se utilizzare uno classico. Sì, uno classico, quindi vediamo di quanti spazi andrà avanti. Zero. Quindi riutilizzo questo. Rimango quindi sul 6, ma leggo la seconda entry del prompt 6. Dice: un personaggio mortale di cui ti fidavi ti tradisce in un mondo sorprendente, perdi una risorsa. Perché lo ha fatto? Perché li perdoni? Allora, un'altra alba. Un'altra volta Rashida è entrata nella mia grotta, vuole un'altra comunione con la dea e io ho bisogno del suo sangue, della sua vita. Si avvicina a me e si inginocchia per entrare in comunione. Sto per morderla, ma vedo che c'è un'altra figura all'ingresso della mia grotta, una figura che non vedevo da non so dire quanto tempo, ma mi sembra che siano passati degli anni sul suo viso. È Ceti, il mio amante. Ho sempre avuto paura di tornare a Wazel per incontrarlo, per rischiare di rubargli la vita e farlo entrare nella Duat prima del tempo. Invece adesso era lì. Mi guardava, lo vedevo in controluce e mi sembrava che stesse piangendo. Mi ha detto: perché non sei venuto da me? Rashida rimane in silenzio, non so bene cosa dire, neanche io. Mi alzo, mi avvicino, i miei occhi gialli di serpente splendono nel buio della grotta e gli dico: non volevo farti del male. E Ticetti mi ha guardato e mi ha detto: me ne hai fatto più così che in qualunque altro modo. Sei tu la causa della sparizione dei mercanti lungo le tratte fuori Waset, vero? Io sono rimasto lì immobile. Lui tra le lacrime mi ha detto: sei pericoloso per Waset. Come hai fatto male a me, farei male ad altri, non posso permetterlo. Io mi sono avvicinato ancora, lui ha fatto un passo indietro. Mi ha guardato e mi ha detto: non ti voglio vedere mai più. Io non sapevo che cosa dire. Aveva ragione, forse. Dopo aver trovato Rashida, essermi accorto che non faccio del male agli altri, o è quello che continuo a ripetermi, sarei dovuto andare a Wazir per vederlo. Ma forse dentro di me ho sempre saputo che era lui ad amarmi più di quanto
lo massio io. E forse per me questo era un modo per tagliare qualunque tipo di ponte con lui, avere un alibi. E invece non era vero niente. È corso via nel deserto. Forse davvero non lo rivedrò più. Ma non posso avercela con lui. Ce la posso avere solo con me stesso. Rashida si è alzata e ha detto: Se corro, sono più veloce di lui. Posso tagliargli la gola. Dirà a tutti dove ti nascondi. E ho guardato Rashida e ho detto: No, non si merita questo. Ha ragione a volersi vendicare. Forse questo lo farà stare meglio. Devo trovare un altro posto do dove stare. Così ho saputo che non sarei più potuto stare lì, mi avrebbero cercato. Anche Sutek non veniva più lì. Anche lui aveva trovato un altro posto do dove stare, o forse mi teneva d'occhio da lontano, non lo so. In ogni caso, quella stessa notte sarei dovuto andare via, non so bene neanche io dove. E mi sarei portato Rashida con me. Bene. Il PROM mi dice di cancellare una risorsa, quindi cancello una grotta nel deserto fuori Wazet. È importante che mantengo le risorse, le cose che cancello, perché potrebbe essere che qualche prompt mi dice di riprenderli. Quindi, quando poi diventano troppe, magari le sposto un'altra pagina, ma devo sempre ricordarmi i prompt, le risorse, le skill, le caratteristiche, eccetera, che ho cancellato. Vado quindi a creare un'esperienza che descrive questo. E direi che la leggo a Tceti, quindi la seconda memoria. L'esperienza è quindi: dopo anni, Tceti mi trova in una grotta. Mi odia per averlo abbandonato. Andrà a raccontare alla milizia di Wazet che un cacciatore della notte vive in quelle grotte. Ne devo andare insieme a Rashida, la mia seguace. Perdono Tceti, me lo merito. Quindi andiamo al prossimo prompt. Vediamo se è classico. Se è classico, vediamo quale. Meno 3. Quindi sono al 6. Meno 3, devo andare al prompt 3. Allora, qualcuno che ti vuole bene scopre in che condizione ti trovi e vuole aiutarti. Crea una risorsa che rappresenta il loro aiuto. Crea un personaggio mortale se nessuno è disponibile. Va bene. Dunque, non posso più stare nella mia grotta. La milizia di Wazet sarebbe venuta a cercarmi. Sanno che c'è un predatore della notte che caccia i mercanti che si avvicinano a Wazet. Pare che le rotte commerciali si siano interrotte. Per colpa mia, hanno paura. Non so veramente dove andare, è notte. Metto un mantello logoro. Me l'ha portato Rashida, mi aiuta lei a entrare a Wazet con dei permessi falsi. Lei è una mercante del resto. Non so quanto tempo è passato da che è al mio servizio, non riesco a capirlo bene. Wazet è cambiata molto da che sono scappato. Non so veramente dove andare. Fortunatamente Rashida mi ha dato un po' del suo sangue. Mi viene in mente allora di andare in un unico posto, la mia vecchia casa. La trovo molto diversa da come me la ricordavo, sfarzosa e sempre piena di vita e di feste. Ora sembra abbandonata, polverosa. Il giardino all'interno è avvizzito. L'acqua delle fontane non c'è più, è tutto arido, non c'è nessuno, vasi rotti. A un certo punto, nel buio della sera, illuminata dalla luna, vedo una figura. La riconosco anche se è vecchissima ormai, è Nebet, è mia madre.
Lascio Rashida all'ingresso, gli dico di non far entrare nessuno e mi avvicino a mia madre. Lei non dice niente. Mi abbraccio e basta. L'abbraccio anch'io. Vederla dopo tutto questo tempo mi fa pensare a tutto il tempo che ho perso in quella grotta, a non fare nulla se non a nutrirmi. I suoi anni sono andati via, le rimane poco tempo prima di scendere nella Duat. Non mi dice niente, mi prende la mano e zoppicando si fa largo nella sala della casa. Sembra abbandonata. Da che sono morto, o così pensava, non ha più dato feste. Ha chiuso le ali della casa per i banchetti. Mangiava soltanto un po' di frumento e basta. Come in un perenne lutto. Non è mai stata capace di accettare la mia sparizione, dando per scontato che uno straniero fosse arrivato durante una festa e mi avesse rapito e ucciso. Il suo cuore di anziana si riempie di gioia, forse l'ultima gioia che le posso dare prima della sua discesa nella Duat. Mi porta soltanto nella sua camera da letto. Sotto il letto c'è uno scrigno. Ci sono dentro tutti i gioielli, tutti i tesori che le rimanevano. Non ha più speso niente. È una piccola fortuna. Con quella posso mantenere la casa, far finta che ci sia dentro qualcuno sempre. Nessuno si farà domande e Rashida mi aiuterà. Do un bacio in fronte a mia mamma, che si siede poi a letto e si spegne lì. Chiedo poi a Rashida di convocare i sacerdoti per mummificarla. Chissà quante altre persone che conoscevo non ci sono più ora. Va bene, quindi creo una risorsa, che quindi sono uno scrigno di ricchezze, e tiro una riga su Nebet. E il mio mentore scriba, era già vecchio prima, quindi sarà sicuramente morto di vecchiaia con lo scorrere degli anni. Scrivo quindi una nuova esperienza. Dunque, è legato al fatto che mia madre mi ha riaccolto a casa. Dunque, probabilmente nessuna di queste memorie c'entra con questa esperienza. Quindi o creo un diario per spostarne una lì o me ne dimentico una. Probabilmente è passato talmente tanto tempo che i privilegi della mia classe sociale non me li ricordo neanche più. Quindi mi dimentico quella memoria, che diventa quindi vuota, e adesso ho lo spazio per raggiungere questa esperienza. L'esperienza è quindi: ritorno nella mia vecchia casa, ritrovo mia madre Nebet, non ha mai superato il mio lutto. Rivedermi le dà un'ultima grande gioia. Penso a tutti gli anni che ho perso e tutte le persone che non rivedrò più. Quindi andiamo adesso a un nuovo prompt. Vediamo se è classico o alternativo. Classico. E quale? Ah, un 8, quindi si va molto avanti. Quindi arrivo addirittura all'11. Allora, il prompt 11 dice: come trovi sollievo dalla fame che impazza dentro di te? Puoi perdere una skill segnata o non segnata. Questo poteva essere utile se avessi avuto una skill che in qualche modo non mi piaceva, non mi piaceva, non poteva
poteva magari rappresentare un lato bestiale o sanguinario del mio personaggio, quindi si poteva togliere. Posso anche decidere di non toglierne nessuna, però. Allora, ho ereditato le ricchezze di mia madre. Lei è morta, è stata imbalsamata e la sua mummia è sepolta sotto il pavimento del salone. Ho iniziato a ridare delle feste. Non mi ricordo come ho passato la mia vita qui, ma ho voglia di gente viva. Chiedo a Rashida di fingersi la padrona di casa. Del resto la proprietaria è morta, lei è una mercante, può averla comprata perché vuole avere una base a Wasette, del resto è la capitale dell'impero. Le faccio invitare un sacco di gente, stranieri, gente del posto. Le faccio organizzare banchetti a suo gusto. E lei sembra prenderci davvero gusto, spendere le mie ricchezze per queste feste e non fare altro. Sembra quasi aver dimenticato quei discorsi su entrare in comunione con Iside. Forse è molto più materiale di quello che mi faceva credere. In ogni caso, tutto questo mi sembra in qualche modo familiare, delle feste in questo posto. Forse davvero era un posto vivo prima della polvere, delle piante morte. Ora la casa è tornata sfarzosa. Non posso veramente dire che prima fosse così. L'ho fatta arredare a Rashida con i soldi di mia madre, con le sue ricchezze. La casa è sempre piena di feste, di baccanali. Io rimango nascosto in camera da letto. Ogni tanto chiedo a Rashida di farmi entrare in camera qualche ragazzo ubriaco. Mi nutro di lui. Ogni tanto penso a Chetty. Non l'ho mai visto nelle mie feste. Bene, allora non cancello nessuna skill, perché del resto non c'è niente di orribile che il mio personaggio dimentica in questi anni di bagordi, e questa esperienza può essere benissimo legata alla quarta memoria. Bene, ho aggiunto dei dettagli sui personaggi che erano presenti, tipo Rashida che cede a un lato più materialistico della vita. E l'esperienza è: passo anni fra feste e baccanali nella mia casa, mi aiutano a non pensare. Bene, quindi vado avanti con un nuovo prompt, vediamo quale. Classico, meno 2. Quindi dall'11 vado al 9. E dice: hai sviluppato un sistema per nutrirti. Come funziona? Cosa succede a quelli che uccidi? Crea una skill che lo rappresenta. Dunque, passo degli anni fra feste e baccanali. Nessuno sembra aver scoperto chi sono o che cosa vive all'interno di quella casa. A parte Rashida, una mercante di successo che ha guadagnato un sacco di capitali e ricchezze, non si sa bene come. Non ho veramente bisogno di andarmene. Lì riesco a smettere di pensare a chi ero prima, a Tjeti, a quello che mi è successo, a tutto. E passo solo a godere del sangue, delle feste, della musica, dei giovani. È un metodo infallibile questo. Rashida sta iniziando a invecchiare, però è una matrona ricca. Ha
Ci sono un sacco di ragazzi che la vogliono sedurre. Le dico di selezionare i più belli e di portarmene uno in camera da letto. Sono nascosto fra le tende di lino e quando lui è nudo io esco fuori e mi attacco al suo collo e gli rubo il sangue. Prima mi facevo tanti scrupoli, adesso non più. Mi piace il sangue dei ragazzi giovani e belli. Forse mi ricorda come ero io o mi ricorda Ceti, non lo so. Non mi faccio veramente più scrupoli. A volte ne muoiono, spesso ne muoiono, non lo faccio sempre. Ucciderli mi sazia di più, mi fa sentire, come diceva Rashida, in estasi. E lei dire che rimane lì presente quando succede questo. Sembra completamente distaccata. Ho davanti a me i cadaveri nudi di questi ragazzi. Lei ha creato un collegamento con dei contrabbandieri. Devo dire che lei è stata molto brava. Si merita di poter godere delle mie ricchezze. In cambio, ogni tanto chiede a dei barcaioli sul Nilo di prendersi i cadaveri, buttarli lontano da Wazet nel Nilo e i coccodrilli fanno il resto. Bene, ho quindi aggiunto come skill nascondermi fra le ombre, il metodo che uso per nutrirmi. Ho anche specificato che Rashida inizia a essere sempre distaccata, che non si scompone se uccide qualcuno di fronte a lei. Peraltro, questa è un'esperienza che può essere legata più tranquillamente ancora alla memoria 4. L'esperienza è: mi nutro di giovani e bei ragazzi che faccio invitare alle feste in casa mia. Li assalgo dalle ombre quando non se ne accorgono. Spesso muoiono, non mi faccio più scrupoli come un tempo. E anche questa memoria è satura. Andiamo quindi avanti con un altro prompt. Vediamo quale. Classico. Meno 2. Quindi dal 9 vado al 7. Allora, il tuo corpo manifesta un tratto relativo al vampiro che ti ha creato. Come sei diventato più simile a lui? Crea una skill che rappresenta questo. Dunque, quanto tempo è passato da che sono qui, in questa casa, con queste ricchezze? Sembrano non finire mai, Rashida riesce a farle fruttare. Quanti ragazzi ho ucciso? Quanto sangue ho bevuto? Sotto è che non l'ho più visto, fino ad ora. Una notte, alla fine di un baccanale, è comparso nella mia camera. Anche lui riesce a muoversi nelle ombre, evidentemente. Mi ha guardato con i suoi occhi di serpente e mi ha sorriso. Mi ha detto che ero stato bravo, che mi aveva scelto bene. Aveva bisogno di qualcuno con cui passare l'eternità del resto, sapeva che ero abbastanza intelligente e profondo da resistere a quello che mi sarebbe successo. A un certo punto l'ho guardato, ho provato dell'odio all'inizio, perché non, mi ha strappato la vita che dovevo vivere, poi però no. Che importanza ha? Mi sono lasciato avvicinare da lui e mi ha baciato. E mi ha carezzato le guance come faceva all'inizio, un tempo, nelle grotte fuori Wazet. Gli ho chiesto: da dove vieni?
Lui mi ha sorriso e mi ha detto: vengo da molto lontano e da molto vicino contemporaneamente. Non devi sapere tanto di me, non serve. L'importante è che tu sei qua con me e che ti posso guardare. Abbiamo passato tutta la notte insieme. E solo adesso mi sono reso conto che la sua lingua era biforcuta. Con quel bacio anche la mia è diventata così. C'è uno specchio in camera, è molto pregiato. Ho passato del tempo a guardarmi. Ho visto che la lingua era diventata come quella di un serpente. Forse c'è molto di più che Sutek non mi vuole dire. Da dove viene, come è diventato così. Aveva sempre avuto la lingua in quel modo, non me lo ricordo. Non ci ho mai fatto caso. Era da tanto che ho cercato di zittire le mie paure, le mie preoccupazioni, e ora tutto ad un tratto sono tornate. C'è qualcosa di molto più grande sopra di me. Cerco di passare la mia vita tra le feste per non pensare, per non voler vivere, per non preoccuparmi, ma sono ancora lì. E quella lingua me lo ricorda. Passano i giorni e continuo a guardare lo specchio. Mi sbucano delle fauci, come quelle di un serpente, oltre la lingua. Quando tengo la bocca chiusa, si ritraggono, come i denti di una vipera. Ma poi quando mi devo nutrire, sbucano fuori, proprio come un serpente, un serpente velenoso. Forse dentro Sutek c'è un veleno che non voglio riconoscere. Potrebbe entrare anche dentro di me. Bene, quindi ho creato la skill Fauci da serpente e aggiungo una memoria. Allora, la memoria 4 è completamente satura. La 5 pure, non ha senso aggiungerla né alla 1 né alla 2, e direi che a questo punto devo liberare la 3. Del resto non ho più visto il mio mentore, non ho più fatto niente riguardo a scrivere papiri, a leggere, a studiare il linguaggio sacro. Mi dimentico quindi gli anni passati con il mio mentore. Peraltro mi ricordo le skill, però, quindi vuol dire che saprò fare quelle cose, ma non mi ricordo come le ho imparate. Quindi incontro Sutek in casa mia dopo tanto tempo. Dice che mi ha scelto bene e vuole passare l'eternità con me. È misterioso, non risponde sul suo passato, ma ha delle fauci da serpente che ottengo anche io. Ricomincio ad avere paura, fuggire dalle preoccupazioni non mi servirà. Andiamo avanti con il prossimo prompt. Classico 2, quindi dal 7 vado al 9, il 9 l'ho già fatto, quindi vado al secondo del 9. Allora, non solo bevo il loro sangue, ma traggo anche profitto dalle vittime. Come sono arrivato a fare questa cosa? Che atrocità commetto per proteggere il sistema? Segna una skill, crea una risorsa. È passato molto tempo. Rashida è morta di vecchiaia. Immagino anche Tsheti. Non l'ho mai più rivisto. Non è mai più venuto alle mie feste. Penso sia il più grande rimorso che ho. Ora però non c'è più Rashida a organizzare le feste, ci sono solo io e le ricchezze che ha fatto fruttare.
Non c'è più lei, però, a interfacciarsi con i mortali. Devo trovare un sistema. Devo sfruttare le mie vittime. Continuo a dare le feste. Nessuno si fa delle domande sul fatto che la casa sia ancora viva. Ci sono ancora baccanali lì, anche se la proprietaria è morta. Invito soprattutto figli di ricchi mercanti. Fortunatamente in questo periodo Wazet è una città ricca. Arrivano lì in casa e li faccio entrare nella mia camera. Ma non li uccido. Mi rendo conto che posso esercitare su di loro una controllo quasi totale della volontà, annullandoli. Si annullano dentro di me. Come se il loro spirito entrasse dentro Duat e non uscisse più, rimanesse lì solo il corpo, come se riuscissi a succhiargli via l'anima. Sono veramente così profondo, come diceva Sutek, come l'abisso? Forse dentro di me c'è la divoratrice. Proprio come Duat, io divoro le loro anime e rimane solo il loro corpo. In ogni caso, mi faccio dare una parte di quello che guadagnano, di quello che guadagna la loro famiglia. A volte li ho anche rovinati, non mi interessa. Semplicemente non li uccido, lascio che passino la loro vita da miserabili. Attirare troppa attenzione, se no. Continuo così. Li seduco. Divoro le loro anime, gli faccio dare le loro ricchezze e li scarto via. Quanto tempo è passato? Quanto tempo è che sono così? Non mi interessa più. Non è rimasto più nessuno vivo che conoscevo quando ero ancora umano. Che importanza ha quindi? Posso stare qua a rubare la loro vita, rubare le loro anime, il loro libero arbitrio, le loro ricchezze. Potrei vivere così davvero in eterno. Tutte le notti uguali, tutte le notti a godere, a bere il sangue di giovani ragazzi, fino a quando non tornerà Sutek di nuovo. E quella forse è la cosa di cui ho più paura. Va bene, allora faccio un check di fianco a seduzione, quello è la cosa che ho usato per questo sistema di sfruttamento. Quindi metto la X di fianco a seduzione e creo una risorsa che è un enorme capitale. Segno anche che ho barrato sia Ceti che Rashida, perché sono morti di vecchiaia entrambi col passare del tempo. Però devo scrivere questa esperienza. Allora, la prima non ha senso perché non c'entra con chi ero come umano, la seconda neanche perché c'entra con Ceti, l'incontro con Sutek neanche, ne dimentico una, quindi dimentico tutto quello che ho fatto in quella casa, l'incontro con mia madre. Le feste, come ho iniziato a nutrirmi di bei ragazzi lì, tutto si mescola. Alla fine, l'unica cosa che mi ricordo è questo: seduco figli di ricchi mercanti, farebbero di tutto per me. Mi faccio donare le loro ricchezze e poi li scarto. Non mi importa più niente. Ormai sono solo. Ho solo paura che torni Sutek. Quindi vado a un nuovo prompt. Vediamo quale. Ok, stavolta è un prompt alternativo, quindi ne estraggo uno completamente a caso tra quelli alternativi che potrebbero essere un po' strani. Il 102. Allora, incontro un vecchio saggio con cui ho una lunga conversazione. Di che argomenti parliamo? Il loro metodo di discussione è molto chiaro.
creo una skill che rappresenta legata a dialogo o comunicazione. Dunque, è passato molto tempo. Continuo a nutrirmi, rubare ricchezze dai mercanti. Alla fine, quello che pensavo potesse essere la mia esistenza in eterno inizia a essere noia. Non provo più piacere nel nutrirmi. Non provo più piacere nel spendere le ricchezze. Ormai non so più in cosa spenderle. Le giornate proseguono tutte uguali per chissà quanto tempo. I miei servitori cambiano, non ricordo neanche le loro facce. Ho ripreso a vagare di notte, quando non devo nutrirmi, fuori dalla città, fuori da Waset, verso delle grotte. Le vecchie grotte, quelle dove mi ha portato Sutek quando ero ancora vivo. Me le ricordo bene. Proprio in quella grotta trovo un vecchio. Ha acceso un fuoco, mi attira quello. Mi invita a venire con lui. Dice di venire da sopra il Nilo, da sopra il Delta. Dalla Grecia. Non ho mai lasciato l'impero. Forse non. Mi parla di posti che non c'erano quando ero un essere umano. Mi chiede chi sono, perché sono lì. Gli dico che quei posti mi ricordano quando ero vivo. Lui rimane un po' in silenzio e poi mi dice: Tu sei ancora vivo. Come fai a essere morto se sei qua con me? Non so cosa dirgli, sinceramente. Solo Rashida sapeva quello che sono. Rimango in silenzio un attimo e gli dico: a volte i morti camminano. Lui annuisce e dice: ho imparato a escludere niente del possibile. Prima di vederti avrei dato per scontato che i morti stanno a dormire sottoterra. Adesso invece vedendoti so che non è così. Per questo serve sempre mantenersi aperti al dubbio e alle possibilità. Nella sua semplicità sta dicendo delle cose che non avevo mai pensato, non mi ero mai fermato a riflettere su queste cose. Ho sempre dato per scontato tutto, di avere una vita semplice, di non potermi preoccupare di niente, di continuare le giornate tutte uguali. Ogni volta che si palesa un dubbio, quando ho visto Sutek l'ultima volta, ad esempio, cerco sempre di non pensarci, ma forse questo fa male alla mia esistenza. Dovrei veramente rimanere aperto al dubbio. Lo ringrazio. Forse tornerò a trovarlo. Non mi aspetto di vederlo vivo. Probabilmente è un addio quello. Mi porto dentro di me però le sue parole. Il restare sempre aperto al dubbio e al cambiamento. Mentre attraverso le dune sotto la luna per tornare a casa. Ok. Creo quindi la skill accettare l'ignoto e devo creare un'esperienza. Allora, decido di liberare la quinta memoria perché
Però per me è importante perché mi ricordo come mi ha creato Sutek, mi ricordo di Rashida, dei primi momenti in cui ero un vampiro dove dovevo cacciare, provavo rimorso, cosa che non provo più. Quindi decido di creare un diario per ricordare quella memoria, la quinta. Creo quindi una risorsa che è il diario, un rotolo di papiro. Si può avere solo un diario alla volta. E il diario può contenere quattro memorie. Chiaramente posso sempre fare spazio nel diario strappando delle pagine, facendo spazio nel diario in qualunque modo abbia senso, a seconda di quello che è fisicamente il diario, per far spazio a memorie lì. Se perdo il diario, ho perso le memorie che ci sono scritte dentro. Quindi sposto la memoria 5 nel diario. Quindi scrivo nel diario che in una festa nel mio giardino interno, ubriaco di birra, Sutek mi ha sedotto, mi ha portato in caverne fuori Oase nel deserto e mi ha trasformato in un vampiro. Mi nutrivo dei mercanti, provavo perché non volevo fare male alle persone che conoscevo. E lì ho conosciuto Rashida, la mia prima e per ora unica servitrice. Diceva che col mio morso entrava in comunione con Iside. Ora non mi ricordo più queste cose. È passato troppo tempo. Però le ho scritte io su questo rotolo di papiro, quindi ci credo finché è con me. Quindi ho fatto spazio nelle memorie, ho la quinta libera e posso aggiungere una nuova esperienza. Annoiato, vago fuori da Wazet, incontro un eremita in una grotta. Gli dico che sono morto e che cammino. Lui mi dice di restare sempre aperti a ogni possibilità. Ho sempre avuto paura dell'ignoto. Quindi posso andare avanti con un nuovo prompt. Vediamo quale. Classico, quindi ritorniamo a dove ero arrivato prima con i numeri e ottengo un 8. Ok, quindi prompt 17. Commetti un terribile omicidio, ma non per nutrirti, perché segna una skill, rimuovi un personaggio mortale se vuoi. Da quando ho incontrato l'eremita ho iniziato a vagare di più. Di notte. Ho anche smesso di nutrirmi così tanto e fare così tante feste come facevo prima. Mi faccio guidare dal mio istinto, vado in giro per Wazet. Ho scoperto che ora non si chiama più Wazet, la chiamano Tebe. E deve essere passato veramente tanto tempo se è cambiato il nome di una città. A volte sono tornato anche nelle grotte, non ho più trovato nessuno. C'è stata però una notte che mi ha segnato. Ho rivisto Tegeti. Non era possibile, è passato troppo tempo, sono sicuro. Eppure era lui. Mi sono nascosto fra le ombre. L'ho seguito fino a casa sua. Mi sono intrufolato dentro casa, nascosto nell'oscurità. E quando si è preparato per dormire, mi sono palesato. Lui si è terrorizzato nel guardarmi. Anch'io ho avuto paura. Non... Era come se fosse ritornato giovane. E lui si è messo a gridare chiedendomi che cosa volevo, chi ero. E io ho detto, ma non ti ricordi di me? Ci siamo amati molto tempo fa. Lui continuava a gridare, dicendo che non sapeva di cosa mi riferissi, che ero uno spirito maligno. Allora ho capito. Lui era uguale a Tegeti, ma non era lui. Deve essere stato suo figlio o suo nipote. Per questo era uguale. Quindi lui ha avuto dei figli. Per un attimo ho provato una grande gelosia, immotivata. Del resto l'ho abbandonato io. Come potevo pretendere che mi rimanesse fedele? E questo ragazzo così uguale a suo padre o a suo nonno era lì di fronte a me terrorizzato.
Gli sono saltato addosso, in preda al rancore. Quando sono tornato in me, aveva la cassa toracica aperta. Era morto. Sono corso poi via. Davvero l'ho ucciso perché ero geloso di una cosa che non aveva fatto neanche lui, ma un suo antenato. Veramente TJT era così importante per me e non me ne sono mai reso conto. Ora sono di nuovo a casa mia. Per un po' non darò feste. Va bene, segno quindi nascondermi fra le ombre, perché è il metodo che ho usato per seguirlo e ucciderlo poi. Anche se non l'avevo creato prima, creo comunque un personaggio che è il nipote di TJT e lo segno come morto, visto che l'ho ucciso, e direi che aggiungo questa esperienza alla memoria 2, visto che c'entra con TJT. Quindi dopo molto tempo rivedo Tceti, ma capisco che è un suo discendente. Realizzando di non essere stata l'unica persona da lui amata, uccido il ragazzo. La mia gelosia verso Tceti è assolutamente ingiustificabile, eppure ho sentito una grande rabbia, mi sono sentito tradito. E con questo ho esaurito la seconda memoria, quella legata a Tceti, quindi. Quindi andiamo avanti con un altro prompt, vediamo di che tipo. Classico. E ho fatto 2. Vado quindi al 19. Allora, scoppia un terribile conflitto fra due personaggi. Immischiati e segna una skill. Puoi creare fino a due personaggi se è necessario. Come ne trai profitto? Guadagni una risorsa. Una notte succede quello che temo di più. Ritorna Sutek. Mi dice: "Non ti ho mai chiesto niente. È arrivato il momento che ti chiedo un favore, dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo tutto quello che ti ho donato." Non so bene come rispondere all'inizio perché lui mi ha donato l'immortalità, ma anche questa sete, il fatto di non riuscire a vivere come un essere umano. Mi ricordo di Sutek in casa mia. È sempre stato misterioso. Leggo dai miei papiri che è lui che mi ha creato. Sono così per colpa sua nelle grotte. Ma vedendolo, sento sempre che c'è qualcosa fuori posto, non mi ha mai detto tutto. Forse adesso inizia a raccontarmi parte della verità. Dice che c'è un'altra persona come noi, un'altra cacciatrice della notte. Si chiama Annek. Non mi dice molto su di lei. È una donna, però, a quanto pare. Sembra che loro due si odino. Annek ha qualcosa di Sutek. Lui mi dice che bisogna di aiuto per recuperarla. Dobbiamo rubarle dei papiri. E lei si trova in un posto vicino al delta del Nilo. Si chiama Alessandria. Non l'ho mai sentito prima. Deve essere una città che è stata fondata nel corso di questi anni. Non so veramente dire quanto tempo è passato. Ho chiesto una volta a qualcuno se si ricorda il faraone, Merneptah. Non sanno chi sia. E dire che era un dio in terra. Deve essere passato veramente tanto tempo se il suo nome è stato dimenticato. Dire che quindi veramente nessuno si ricorderà chi ero io, chi era questo giovane apprendista scriba. E dire che non mi ricordo neanche io delle persone che ho conosciuto quando ero ancora vivo. Come posso pretendere che se lo ricordano gli altri dopo tutto questo tempo?
Comunque, ha dei papiri, non mi ha detto che cosa contengono. Ma dobbiamo andare ad Alessandria per rubarglieli. Io e lui ci imbarchiamo in dei sarcofagi di legno, su delle chiatte che vanno sul Nilo, verso il delta. Arriviamo così ad Alessandria. Sia io che Sutek riusciamo a muoverci nelle ombre. Anna che vive in una villa. Sono diverse da come sono costruite a Tebe, si chiama così la mia vecchia Waset. È uno stile che non ho mai visto. Si assomigliano le case a Tebe, ma ci sono anche delle colonne. Ci intrufoliamo nel suo palazzo. Lei la intravedo. È una donna molto bella, sembra una regina. Sutek si avventa su di lei, io fuggo via con i papiri. Perdo di vista Sutek, non so che fine abbia fatto. Se ha avuto la meglio su Annek o no, o se è scappato via. Ho i papiri con me però. Ritorno a Waset. Il barcaiolo mi aspetta, l'ho pagato per non fare domande. Una volta a casa inizio a leggerli. Nessuno li sa leggere. Sono scritti nell'antica lingua sacra. Non so come mai la conosco. Qualcuno deve avermela insegnata secoli fa. Forse sono l'ultima persona che sa leggerli. Dentro ci sono delle conoscenze che effettivamente non dovrebbero circolare. Si parla come aprire la Duat. Sutek, da quello che leggo nel mio papiro, nel mio diario, quando mi ha creato mi ha detto che mi ha creato con dei riti come quelli che studiavo, ma non esisteva nessuno che li avesse scritti. Forse questi sono quei riti. Questi papiri sono di grande valore, anche se li so leggere solo io, o almeno credo. Se dovesse tornare Sutek, probabilmente li rivorrebbe, ma intanto ce li ho io. Ok. Ho aggiunto quindi Annek. Questa vampira che ho incontrato, ho aggiunto dei dettagli su Sutek e ho aggiunto come risorsa papiro con il rituale per aprire la Duat e ho segnato come skill leggere, che ho specificato meglio, la lingua sacra. Direi che a questa esperienza si può aggiungere la memoria 3. L'esperienza è quindi, ho aiutato Sutek a rubare dei papiri con un rituale per aprire la Duat da Annek, una vampira di Alessandria. Sono uno dei pochi a saperli leggere, questa conoscenza mi spaventa, ma mi intriga. Quindi vado avanti con un altro prompt, vediamo di che tipo, classico, ed è più 8. Quindi prompt 27. Scoppia una guerra nella regione in cui risiedo. Devo nascondermi in un nascondiglio isolato, aspettando che passi. Perdi una risorsa. Sono rimasto chiuso in casa mia a studiare i papiri. Sutek che non si è più fatto vivo. Magari Annek lo ha distrutto, o semplicemente fa sempre passare del tempo prima di tornare da me. Mi ci vuole molto tempo per studiare quei papiri. È da tantissimo che non leggo la lingua sacra dei sacerdoti di Iside. Ma qualcuno me l'ha insegnata, ce l'ho ancora nella mia testa e riesco a leggerli. Purtroppo scoppiano molte rivolte qua, a Tebe. A quanto pare una dinastia di greci, gli Tolemaici, non è ben vista da
dai vecchi seguaci del faraone. Scoppiano varie rivolte. È sempre più difficile trovare mercanti da sedurre e da derubare, diciamo così, farmi consegnare tutte le loro ricchezze, ma riesco comunque ad andare avanti. Ci sono altre rivolte, ma quest'ultima è la più disastrosa. Sembra che la città debba essere rasa al suolo. E anche la mia casa non sarà risparmiata. Vogliono dare una lezione a tutti i cittadini di Tebe, anche quelli che vogliono stare con gli Assiri. Devono essere loro quelli che stanno assediando la città, se ho capito bene. Devo andarmene. Fortunatamente ho abbastanza ricchezze da poter pagare e corrompere qualcuno dei soldati che fa la guardia ai cancelli d'ingresso di Tebe per farmi uscire. Non so dove andare ora. Ho lasciato dietro la mia casa. Ho con me solo le mie cose. I miei papiri, il mio diario, le mie ricchezze. Non so veramente dove andare. Mi sento da un lato spaesato, ma una volta un vecchio eremita mi ha insegnato ad accettare l'ignoto. In qualche modo mi sento quindi eccitato per questo nuovo capitolo della mia esistenza. Penso che sia in realtà il posto peggiore dove andare, ma sono attratto da Alessandria. Annek, l'ho vista solo per un istante. Era bella come una regina. Oltre a Sutek, era l'altra immortale che ho incontrato. So che lei e Sutek si detestano proprio per via di questi papiri che le ho rubato. Non so neanche se lei li sapesse leggere. Magari mi può dire qualcosa di più. Corrompo quindi un barcaiolo. Mi faccio portare al riparo dentro una cassa con tutte le mie ricchezze ad Alessandria. E lì penserò a cosa fare. Bene, ho quindi perso come risorsa la mia casa a Tebe con giardino interno, perché Tebe è stata rasa completamente al suolo. Questa esperienza la devo legare a una memoria. Direi che posso scartare completamente la memoria 4, perché del resto ormai dopo tutte le rivolte che ci sono state e l'interesse che avrei sui papiri, si è quasi dimenticato quello che faceva ai ricchi figli di mercanti, il modo in cui ha preso le sue ricchezze. Forse è effettivamente ha soppresso quella memoria, quindi la dimentico e creo l'esperienza lì. Quindi l'esperienza è: varie rivolte contro la dinastia dei Tolomei scoppiano a Tebe. Tebe sta per essere rasa al suolo. Abbandono casa mia portandomi via le mie cose e mi trasferisco ad Alessandria, forse sulle tracce di Annek. Ho imparato ad accettare l'ignoto. Questo nuovo capitolo della mia esistenza mi elettrizza. Andiamo quindi avanti con un nuovo prompt, che è un altro classico, e 1. Quindi dal 27 vado al 28. Quindi, un personaggio mortale morto da tempo ritorna. Cosa vuole da te? Come è sopravvissuto alla morte? Lo riconosci solo se hai una memoria legata a lui. Segna una skill. Mi trovo ad Alessandria, con il capitale che mi sono portato via da Tebe e con le ricchezze riesco a comprarmi una piccola villa lì sul delta, sul Mediterraneo, sul mare.
Resto lì con i miei papiri, continuo a studiarli. Le rivolte non arrivano fino ad Alessandria. Certo, nutrirmi è un po' più difficile. La gente comunque è spaventata per via di queste rivolte interne. Tebe, a quanto sento, è stata completamente rasa al suolo. Direi che quando sono nato lì non si chiamava neanche così. Ormai non esiste più niente che posso ricordare legato alla mia esistenza come mortale. Continuo a studiare i miei papiri, ma una notte qualcosa è entrato nella mia villa. Era un cadavere che camminava. Assomigliava a una mummia, era un cadavere imbalsamato, ma indossava ancora i vestiti sacri. Sembrava un sacerdote di Iside, come avrei voluto diventare io quando ero ancora un mortale. Mi ricordo i vestiti, ma non so chi questa cosa possa essere. Lui solleva il dito mummificato contro di me. E dice: Nefer, hai qualcosa che non deve essere tuo. Mi chiama per nome. Gli ho chiesto come facesse a saperlo. E lui mi dice: mi chiamo Kazaik. Sono un sacerdote di Iside. Sono stato il tuo maestro. Il nome non mi dice niente, ma se so leggere la lingua sacra è perché qualcuno me l'ha insegnata. Questo cadavere, questa cosa deve avermela insegnata millenni fa. Lui vuole i papiri, sicuramente. Ma io non posso darglieli, sono troppo preziosi. Gli dico: perché li vuoi? Lui mi dice che ci sono dentro delle conoscenze che non dovevano essere scritte. Vanno distrutti quei papiri. Lui è lì per quello. È tornato dalla Duat apposta. Ha giurato presso i giudici dell'oltretomba di fare in modo che queste conoscenze non possano essere divulgate. È già un furto verso gli dèi il fatto che io e quelli come me siano vivi in qualche modo, ma lì dentro ci è spiegato come crearne altri, come rubare la vita da Duat e dagli esseri umani. Non si possono rompere le leggi dell'oltretomba. Io non posso lasciarglielo. Vale troppo. Sono troppo interessato a quello che contengono. Li ho studiati da tanto tempo, da anni, decenni, e sono sicuro che ci sono dentro ancora delle conoscenze che non riesco a capire, tra le righe, tra i simboli sacri. Fortunatamente Kazaik, se è vero che si chiama così, e se è vero che è il mio maestro, mi ha insegnato bene. Conosco come scrivere i sigilli sacri per tenere lontano le creature della Duat. Prendo quindi un papiro e un pennello e scrivo rapidamente i simboli sacri e li getto contro la porta. E Kazaik scompare in una nuvola di sabbia. Questa cosa che ho fatto lo ha scacciato, ma sono sicuro che tornerà finché ho i papiri. Devo continuare a studiarli, devo capire che cosa contengono. Perché mi interessa così tanto? Forse perché lì dentro potrebbe essere spiegato che cosa sono io, perché sono così. O forse mi interessano perché, come Sutek, voglio anch'io un compagno come me. Segno la skill scrivere papiri, che
che è quello che ho usato per tenere lontano Kazaik, e devo creare una nuova esperienza. Peraltro Kazaik ritorna come immortale. Quindi ho trasformato Kazaik in un immortale, anche se in questo caso appunto non è un vampiro, è una mummia, però è comunque un immortale. E devo aggiungere questa cosa a una memoria. Direi alla 3, visto che è legata ai papiri. L'esperienza è: mentre studio i papiri, una mummia che dice di chiamarsi Kazaik e di essere il mio vecchio maestro scriba mi affronta per ristruggere i papiri. Con un sigillo sacro lo scaccio, ma so che tornerà. Devo continuare a studiare i papiri, potrei scoprire qualcosa di più su di me. O forse mi interessa sapere come creare un compagno immortale. Vado quindi avanti con un nuovo prompt. Di che tipo? Classico. E meno 3. Vado quindi al 25. Che dice: il tuo metodo per trovare vittime non funziona più. Che cosa è cambiato? Perdi una risorsa e crea una skill che descrive il tuo nuovo metodo di nutrimento. Non mi ricordo come facevo a nutrirmi prima, quando ero a Tebe, prima che venisse rasa al suolo. Ho un sacco di ricchezze con me, stanno finendo. Come facevo a procurarmene? Da dove vengono? Le ho prese da qualcuno? In ogni caso, ho bisogno di nutrirmi. Non so come fare, non me lo ricordo. A Tebe c'era un modo, qualcuno mi portava il sangue o il sangue veniva da me. Ora devo trovarmelo. E ho preso a cacciare. Vado in giro di notte, per le strade di Alessandria. Guardo che c'è qualcuno da solo, in un vicolo, vicino alle taverne, specie nelle zone vicino al mare. Li pedino nelle ombre, sono molto bravo a muovermi nelle ombre. E da che inizio a cacciare ho imparato anche a trasformarmi in un serpente. È molto più facile mordere le caviglie delle persone così. Mi trasformo in un serpente, gli scivolo tra i piedi e gli mordo le gambe e poi scappo via strisciando nel buio. Non voglio andare avanti troppo tempo così. È degradante per me. Le ricchezze però stanno finendo. Casa mia è abbandonata. Del resto non ho bisogno di niente. Ma sento che sono meritevole di qualcosa di più, di uno sfarzo che non riesco neanche più a ricordare. Uno sfarzo che deve essere rimasto sepolto sotto le macerie di Tebe, la mia vecchia casa, ormai non me la ricordo neanche più. Questo non è vivere, questo è sopravvivere. Bene, ho quindi perso un enorme capitale, ma ho guadagnato la skill trasformarsi in serpente per indicare il nuovo metodo di caccia. E direi che questa esperienza la lego alla memoria 4. Quindi l'esperienza è: ad Alessandro, ho finito le mie ricchezze, minuto di ubriachi trasformandomi in serpente. Degradante, sarei destinato allo sfarzo e al lusso. Questo non è vivere, è sopravvivere. E quindi vado avanti con un altro prompt. Di che tipo? Classico. Più 2. E ritorno al 27, che avevo già fatto, quindi vado alla seconda domanda del 27. Il prompt dice: il tuo essere, il tuo vivere in modo segreto ti fa arrestare. Segna una skill per scappare o perdi una risorsa e guadagni un marchio dagli esperimenti che vengono fatti su di te. In entrambi i casi crea un mortale a capo di un'organizzazione ben finanziata che mette a rischio le creature come te. Sto
Stavo uscendo di nuovo una notte per andare a caccia, come al solito. Mi muovevo fra le ombre. C'era questo uomo ubriaco nelle vie del porto di Alessandria. Mi avvicinavo, stavo per trasformarmi in serpente come al solito. Ho notato una cosa strana. Ho notato un tatuaggio, come quelli dei marinai, a forma di civetta. Lui poi si è girato all'improvviso, si era accorto di me, non ero ubriaco per niente, forse era una trappola. E ha srotolato dalla cintola un papiro, con sopra un sigillo, uno dei sigilli sacri, gli stessi che conoscevo io, simile a quello che ho usato per scacciare Kazaik. Me lo ha gettato addosso e ho sentito un dolore che non provavo da quando ero mortale. Come se bruciassi tutto. Mi sono trasformato rapidamente in serpe e sono sparito fra le ombre. Non potevo tornare a casa. Qualcuno mi stava cercando e aveva anche i mezzi per farmi del male. Vuol dire che qualcuno sapeva quello che ero. Com'è stato possibile? Come mai queste conoscenze giravano? Ho passato delle notti trasformato in serpe e l'ho seguito. Mi ha portato in un posto. Lì, in Alessandria. Nulla di che, una casa abbandonata vicino al porto, ma c'era una statua di legno con un olivo. Mentre ero nelle tenebre in forma di serpente a sbirciare, ho visto che si radunavano lì a dire delle preghiere a questa statua. Delle preghiere verso una divinità, a quanto pare. La chiamano Minerva. Non ci ho messo tanto a capire che quelli si facevano chiamare Minerviti e danno la caccia a quelli come me. Devono essercene altri in giro, quindi. E se hanno accesso a quei simboli, i simboli sacri della Duat. Sanno anche quindi come fermarmi. Ci sono quindi altre conoscenze in giro. Devo andarmene da qui, è troppo pericoloso. Per la prima volta mi sento in pericolo. Faccio solo in tempo a vedere in faccia quello che sembra essere il loro capo. È giovane, in forze. Non avrei mai detto che uno così giovane potesse avere accesso a delle conoscenze così antiche. Pare si chiami Marcius e è a capo di questo gruppo di Minerviti. Devo andarmene da Alessandra, non è un posto sicuro e sicuramente anche Sutekh e Anek se ne sono già andati, non li ho più visti, forse non erano mai stati ad Alessandra da che sono arrivato qui. Devo prendere le mie cose e andarmene prima che sia troppo tardi. Ho quindi segnato trasformarsi in serpente per scappare e ho creato Marzio, capo di un gruppo di Minerviti, setta che dà la caccia ai vampiri come personaggio, come mi aveva detto il prompt. E adesso devo creare un'esperienza che potrei legarla alla 4, effettivamente. Sì. Sì, direi che la leggo alla 4. In realtà, probabilmente non è veramente legato alle cose della 4. È meglio che se ne creo proprio uno nuovo perché è molto importante questa cosa qua di Marcius che è successa. Quindi, probabilmente dimentico quello che era della quarta memoria e la libero completamente del tutto. Quindi, mi dimentico di Tebe, mi dimentico del fatto che era Sassuolo che sono scappato.
mi dimentico delle ricchezze finite, mi dimentico di quanto sia degradante nutrirmi da serpente, per me ormai è una cosa quasi normale, ma mi ricordo questo incontro con i Minerviti. Quindi, mentre mi nutrivo di una vittima d'Alessandria, vengo attaccato da un Minervita, un cacciatore di vampiri. Conosce simboli sacri per farmi del male. Devo scappare da Alessandria, per la prima volta mi sento minacciato. Direi che posso terminare qua la prima sessione di Thousand Year Old Vampire, perché è un buon momento. C'è Nefer che sta scappando di nuovo da Alessandria. Per prima volta, però, si è sentito minacciato da qualcuno, dei mortali che conoscono i vampiri. Si sa che c'è questa conoscenza proibita riguardo alla Duat, riguardo forse a come creare i vampiri che circola, e lui ce li ha, questi papiri. Ha poche ricchezze con sé, solo uno scrigno di ricchezze, e sta scappando. Non sappiamo ancora bene dove. Ma sappiamo che c'è un gruppo di cacciatori di vampiri umani, chissà come cacciarli, chiamati Minerviti, e degli immortali in giro, una mummia che vuole i papiri, Annek da cui sono stati presi, un'altra vampira, e Sutek, che è il vampiro che ha creato Nefer, di cui Nefer si ricorda, non si ricorda quando è stato creato, ma con sé un diario, un papiro dove c'è scritto, per il resto si ricorda chi è lui. Lui è Nefer, che è nato a Waset, era un apprendista scriba. Si ricorda di Tsheti, il suo amante che ha tradito, e per poi rendersi conto di essere però stato molto geloso verso di lui in tempi immemori, nel passato. Del resto, più o meno in una timeline moderna, abbiamo iniziato nel 1200 a.C., quando sotto il faraone Merneptah. E adesso siamo più o meno sotto l'imperatore Caligola, quindi sono passati almeno 1200 anni e non sappiamo dove sta andando. Lui si ricorda di Sutek, si ricorda un incontro con il vampiro che lo ha creato, anche se non ricorda il momento, c'è scritto nei diari, a questo incontro con Sutek a casa, di quanto sia misterioso che gli faccia paura questo mistero. Si ricorda di averlo aiutato a rubare i papiri da Annek, ad Alessandria, e di studiarli per capire qualcosa di più sulla sua esistenza, e di essere stato confrontato da questa mummia che si fa chiamare Kazaik, che dice di essere il suo vecchio scriba, ma di cui non ha assolutamente ricordo, e neanche nei suoi diari c'è scritto. Vediamo quindi nella prossima sessione come andrà avanti la storia di Nefer in Thousand Year Old Vampire. Grazie e a presto.